facevo delle cure momentanee per stavo bene, quando peggioravo allora mi ero abbandonato, cioè ero rassegnato, avevo capito che oramai me la tenevo, non è che dicevo che la mia vita è bellissima, però... Sono campano. Nella vita faccio il panettiere, che è il mestiere di famiglia già da mio nonno, è ancora come impastava il nonno. Sto studiando anche per un concorso in polizia che sta andando avanti, ho passato già le prime due prove, quindi dovrei andare a fare prove fisiche. La psoriasi si è manifestata maggiormente sui genitali all'inizio. Rossore e bruciore, la pelle squamava e sanguinava anche. Ero spaventato perché non sapevo nemmeno di cosa si trattasse all'inizio, perché non ero proprio a conoscenza, più o meno 6-7 anni fa, 8 pure. Quindi ho aspettato che galoppasse per farmi vedere, perché pensavo fosse una cosa passeggera, dermatite o altro. A distanza di molto tempo ho scoperto che molti in famiglia, dalla parte di mia madre, hanno questa psoriasi. Quando mi è stata diagnosticata nemmeno, cioè, non sapevo cosa dire perché non sapevo che fosse. Prurito era la cosa peggiore. Era abbastanza controllabile, però se posso fare il paragone è come essere punti da una zanzara più o meno. E venivi a scatti improvvisi durante il giorno e il problema era la notte. Di notte, mentre dormivo, mi capitava di grattarmi a sangue dovunque avessi la psoriasi. Oltre a fare un macello nel letto tra pelle e sangue, mi svegliavo di soprassalto e avevo subito l'impulso di lavarmi, che poi era la cosa peggiore da fare. Mi svegliavo proprio con le mani fatte di sangue. Non so se è un problema della Campania o del mio paese o della mia città, ma... qualsiasi persona ha paura di quello che non conosce, quindi non conoscendo la mia malattia. Il mio barbiere la conosceva da un sacco di tempo, cioè sono 30 anni che mi conosce il mio barbiere, quindi ci scherzava anche su, però giustamente doveva dare anche spiegazioni alle altre persone, perché vedeva un po' di smarrimento quando vedevano che mi tagliavano i capelli o altro, perché poi un periodo ho rasato anche la testa a zero per poter fare delle terapie particolari e io avevo la testa tutta bianca. Era anche dappertutto, gomiti, ginocchia, gambe, mani. La maggior parte dei problemi, a parte le zone intime, l'ho avuto alle mani, perché le unghie mi si erano consumate fino all'osso. Io non avevo più unghie, perché si alzavano e le perdevo e si spaccavano. Sono stato costretto a usare i guanti per via del problema che avevo alle mani, e la psoriasi che era uscita anche alle mani, quindi non potevo nemmeno lavarle a volte, perché come le lavavo avevo dolore. La pelle non è più impermeabile con questa malattia, quindi entrava proprio agli strati più sottostanti di pelle. Sono appassionato di videogiochi e purtroppo la psoriasi peggiorava su di me perché sono una persona ansiosa. Ero preso dal momento mentre giocavo e mi grattavo ovunque, giustamente lasciavo pezzi di pelle ovunque però. Ho cambiato una marea di tutto, è stata più o meno un'odissea, sono andato più o meno ovunque, perché ogni persona è diversa, quindi la psoriasi magari a una persona si manifesta in un modo. Per esempio la psoriasi che avevo io era un po' particolare, perché a livello dei genitali e parti intime era quella più rara, tra virgolette. Di solito esce solo a gomiti o... Tutti i rimedi che ho provato non hanno funzionato, la maggior parte, qualsiasi tipo di rimedio, mentre l'ultimo sono 2 anni, logicamente, che cioè un anno e mezzo non ho proprio più niente, ho risolto io totalmente. Ho solo qualche rossore solo nelle parti intime perché sono le più delicate, ma niente di che. Non ho né prurito, né l'esquamazione, né dolore, né sanguinamento, assolutamente niente. Già con l'inizio della terapia ho incominciato ad avere miglioramenti, che era una cosa abbastanza strana, però ho avuto dei miglioramenti drastici proprio io, quindi pure il mio medico si è meravigliato di questa cosa. Però la cosa peggiore che ti capita è quando ti guarda una persona, magari ti conosce pure di vista, ci conosciamo, arriva vicino, la cosa più brutta è venire vicino, ti indica ma che tieni, perché poi si vedeva anche in inverno, io avevo metà fronte piena e tutta la testa, portando i capelli anche abbastanza rasati come ce l'ho ora, si vedeva. Tipo andavo in posta, se parlavo con una persona, parlavo allo sportello, non è che mi guardava negli occhi, mi guardava in testa, fissa, cioè.
perlomeno un po' di tatto, cioè non lo so se è un problema nella vita, nei rapporti intimi, sì, c'era un po' di problema, perché maggiormente il dopo era un problema per me, perché avevo problemi di sanguinamento e altro io dopo. A livello di rapporto non è cambiato nulla. Anzi, mi stavo molto più vicino di prima, logicamente. Non si è mai creato il problema nel tabù di avere questi psoriasi. Né mi ha allontanato nessun genere, lei nei familiari. A me psoriasi non è che, cioè, ti cambia la vita, ma non te la toglie né te la rovina. Cioè. Se dovessi dire com'è il mio rapporto col dermatologo, direi che è un rapporto quasi familiare con il mio dermatologo. Mi sento a casa quando vado da lui. Nonostante che vado in un ospedale. E appena sono andato da questo medico è stato molto franco. Non è che mi ha detto guarda, guarisci subito, guarda, non serve a niente. Mi ha detto tu hai questo, questo e questo, si vede. Già che un medico si mette a suo agio il paziente, già è diversa la cosa. Ogni volta che andavo lo ringraziavo, lui mi diceva di non ringraziarlo, ma. Solo una persona che ha la psoriasi può capire cosa significa passare dall'averla a non avercela. A uno che ha la psoriasi direi di fregarsene quello che pensa la gente di lui o degli occhi che c'ha addosso, tanto qualsiasi altro difetto che ha una persona verrebbe subito notato, indifferentemente dalla psoriasi, da una cicatrice o da qualsiasi altra cosa, quindi il futuro per me è molto più leggero, diciamo. Mi ritengo felice. Vorrei vedere come va avanti questo progetto, che è un sogno che ho nel cassetto fin da piccolo, che è diventare entrare in polizia. Poi giustamente vorrei sposarmi con qualsiasi altra persona, farsi una famiglia, essere indipendente.